Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, eccoci qui finalmente con un nuovo video e questo, come vedete a titolo, sarà il video sulle mie cover per l'iPhone e questo è il video aggiornato perché l'ho già fatto tipo questa terza volta, mi sembra che lo faccio, perché è un video che vi piace e che alcuni mi hanno richiesto e dato che mi è piaciuta l'idea ho deciso di riproporvelo perché appunto durante questo periodo di tempo ho comprato nuove cover e siccome anche le cover sapete che sono una mia passione, allora ho deciso di farvele vedere e di farvi questo video. Comunque, siccome poi non ho altre idee, non so che altri video fare oltre quelli back to school, che devo ancora comunque prendere le cose e pensare anche a quali altri video poter fare, mi raccomando, commentate qua sotto e consigliatemi altri video per fare appunto i prossimi, che penso di farne uno o due alla settimana se ce la faccio, perché ve l'ho detto, sono stra impegnata, un sacco di cose da fare anche se è estate. E quindi mi raccomando, commentate, fatemi sapere perché appunto mi dovete dire voi quello che preferite vedere. E quindi anche qui tantissimi commenti e facciamo arrivare questo video a 100 mi piace, così almeno so che ci siete e che vi piace questo tipo di video. Quindi, bando alle ciance e iniziamo subito con le cover. Ok, eccoci qui. Allora, non mi ricordo assolutamente quali vi ho già fatto vedere e quali no, perché è passato un bel po' di tempo, quindi non me lo ricordo. Però vi dico solo che sono 31 cover e quindi meglio se iniziamo perché sono veramente tante e ve le voglio far vedere tutte. Allora, non mi ricordo, comunque mi sembra che vi ho già fatto vedere che l'avevo divisi in tre scomparti, in tre scatoline, che però non vi faccio rivedere perché non mi torna molto per l'inquadratura. E comunque sono sempre divise in tre scatoline e io ve le farò vedere un po' così come le pesco. Allora, intanto la cover che ho sul telefono è questa qui, che è quella azzurra dell'Apple, che è una delle mie preferite e l'ho cambiata anche da poco e c'ho questa qui, quindi, che è morbida di silicone. Poi, allora, partiamo con quelle morbide, appunto, tutte di silicone. Allora, c'è questa qui, che è quella con le scimmie di Subdued. Poi c'è questa, che questa non ve l'ho fatta vedere, che è tipo così a cuscinetto trasparente che va sul nero con i brillantini, anche se l'ho messa poco per ora. Poi c'è questa qui con la tigre che fa la croce così, stile Tumblr, non l'ho mai imparata a dire bene. Poi c'è questa qui con le rose. Poi, allora, vediamo. Questa qui con la galassia, che è una delle mie prime, insieme a quella di azzurra. Questa qui sempre con la galassia, con scritto Go Away. Poi c'è anche questa che è stata una delle mie prime, insieme a questa qui e quella azzurra, con l'ancora e Hakuna Matata in un infinito. Poi questa qui con questa tigre leone che sfuma sul nero. Poi questa qui con Alice nel Paese delle Meraviglie in versione un po' dark. Poi c'è questa che non l'ho praticamente mai usata, che sfuma sul viola e il bianco. Aveva anche un bordicino bianco, però gliel'ho staccato perché non mi piaceva. Poi questa qui con le farfalle bianca che me l'hanno regalata. Poi questa qui con le ancore, bianca con le ancore di diversi colori. E poi questa qui rosa, che era tutta rosa, però ci ho attaccato questo sticker perché l'ho comprata apposta per metterci, ecco, questo sticker per farla un po' più carina. Poi ora passiamo a quelle, diciamo, un po' più rigide. Cioè, quelle rigide e anche non, perché alcune sono morbide, però sul rigido, insomma, poi vedrete. Allora, intanto c'è questa qui che è bellissima, che me l'ha regalata mia cugina per il mio compleanno. Che vedete, ci sono 5 alieni e l'acqua colorata. E ce l'avevo anche di recente, però la metto poco perché ho molta paura a toglierla, perché è molto dura e ho paura che si graffi il telefono. E quindi, tipo, quando sono riuscita a toglierla mi sono sentita realizzata perché non so neanche io come ho fatto. Poi ne ho un'altra dell'Apple che è questa qui, che è un po', diciamo, un modello più recente. Infatti, vedete che la mia è più scura. Che l'avevo messa il giorno del mio compleanno e poi non l'ho più tolta. L'ho tolta appunto qualche giorno fa perché è veramente bella. È anche più morbida di quella azzurra. E mi piacciono veramente tanto queste qui dell'Apple. E quindi, niente, questa rosa, che la volevo anche da un po'. Poi questa, che come vi ricordate è una anche delle mie preferite, trasparente, dorata con trilli. Poi questa qui che ha il stile marmo, così, che è sempre rigida di plastica.
questa, che anche questa era nelle mie preferite, se vi ricordate. Nera con scritto Nobody's Perfect. Poi questa qui, che è rigida anche questa, rosa con il buchino qui che poi si vede la mela. Poi questa che me l'ha portata mio babbo quando era andato in viaggio a Barcellona, che anche questa l'ho messa poco perché è molto rigida e con le cover rigide io ho paura veramente col telefono. Poi questa qua, che è molto carina, mi piace, anche se l'ho messa poco, che è azzurra con i glitter e c'ha il buchino anche questa per vedere la mela, con i brillantini qui. E infine qui c'è questa qua, che mi hanno portato delle mie amiche dall'Irlanda, con scritto Smile. Spostiamo anche queste. E veniamo, ora c'è l'ultima scatolina, che sono quelle un po' più grandi, diciamo. Allora, c'è questa che me l'hanno regalata sempre per il mio compleanno, delle mie amiche, che ha gli occhi, cioè questa cover qui, gli occhi si illuminano al buio, cioè quando è caricata, e comunque è molto carina ed è morbida, a gattino, con il buco della fotocamera a cuoricino, che è una cosa stupenda. Poi ci sono queste qui che sono uguali, che vi ricordate che mi piacevano un sacco queste qua, infatti le ho prese uguali perché mi piacevano troppo e quindi le ho prese i due colori, dorata e questo rosa. Poi questa che la usavo a scuola l'anno scorso, così che si apre con la parte qui in silicone azzurra, che è molto comoda comunque. Poi questa che è come quella lì blu, che però è nera di Guess, che l'ho usata poco, anzi non l'ho proprio mai usata perché è veramente tanto rigida e dopo sapete che il telefono così, e quindi l'ho usata poco, però è molto bella, mi piace un sacco. E infine ci sono le ultime tre, che sono quelle proprio jumbo giganti, che sono anche tra le mie preferite perché sono stupende, solo che è caduta una cover, solo che sono un po' ingombranti. Allora c'è questa con il carlino, che è una cosa stupenda e si illumina al buio, come quella del gatto, si carica con la luce e poi dopo la sera si illumina al buio ed è una cosa stupenda, è bellissima, con il carlino che è come il mio cane, la mia razza preferita, insomma, però lo sapete già. Poi questa del panda, che avete sicuramente già visto, che questa è veramente veramente grande, cioè guardate anche la differenza tra queste due, questa che è molto più larga, però è stupenda. E infine l'ultima cover, questa qua, che è sempre di Subdued come molte altre che avete visto, con il gelato, e questa qui è molto, cioè è più grande in lunghezza che in larghezza, è troppo carina. Anche se l'ho usata poco anche questa, però lo userò sicuramente ora d'estate. Allora, questo era il video, io spero che vi sia piaciuto. Se volete sapere qualche cosa in più sulle cover, dove le ho comprate, quanto le ho pagate, e se volete anche consigliarmene delle altre, perché cioè, a me fa piacere anche vedere che vi interessate, mi raccomando commentate, io cerco di rispondere a tutti, anche se non riesco a stare dietro a tuttissimi commenti, però li leggo sempre tutti, e quando posso rispondo, quindi mi raccomando commentate. Commentate anche con altri video, mi raccomando, arriviamo a 100 mi piace almeno per questo video. E quindi io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!